Questa alle mie spalle è la linea grossa del Monza Pizza Viper. Ed è ovviamente la linea più grossa che abbiamo al Parma. Esiste dal 2015 e ne abbiamo fatti di cambiamenti prima di arrivare a questa sequenza di salti. E oggi sono le 6:42 di lunedì. Porca puttana. Ed è purtroppo giunto il momento di fare dei grossi cambiamenti dentro il bike park. Oddio, purtroppo no, anzi per fortuna, perché è giunto il momento di rinnovarsi un po' al Monza Pizza, cambiare un po' le carte in tavola, creare un po' di scompiglio nel park, soprattutto per dare una rinfrescata al park, permettere ai ragazzi che devono allenarsi per le gare di avere una linea decente e con gli standard dei contest del 2023. Prima di spiegarvi però cosa andremo a fare sulla linea grossa, andiamo a ritirare lo scavatore perché è arrivato Mauro e lui ci aiuterà a rifare tutta questa linea. Il sole sorge al Monza Pizza, ragazzi. Altro che lo scavatorino del Michele Molteni, ragazzi. Questo sì che è una bestia. Il nostro Maurello ti dona proprio vederti il di giallo. Fianco mi dona il giallo. Il giallo ti dona tanto. A Mauro è grosso. Ma raga, lo scavatore a sto giro quanti quintali è? Questo 138. 138 quintali per lavori imponenti al park, perché di movimentazione terra a sto giro dobbiamo farne tanta. Se vi ricordate, l'anno scorso avevamo rifatto il mulch e lì avevamo uno scavatorino decisamente più piccolo. Come dobbiamo andare a rifare la linea grossa del Monza Pizza e dobbiamo fare un po' di giochi di livelli, quindi abbassare i livelli già esistenti, alzare i landing, ci sarà tanta movimentazione da fare, quindi abbiamo bisogno di una bella bestia, infatti. Ho visto un video dove per distruggere un salto a fine video, intanto che salta, spaccano la rampa. Per dargli l'addio dobbiamo fare la stessa cosa. Ragazzi, guardate quanto è bello il park tutto scoperto. Un pochino mi mancherà secondo me questa linea, ragazzi. Tante ore di lavoro perse. Ok, vado. L'ha già rotta. Che palle, raga. Gira così bene sta linea, perché la cambiamo? Perché lo sto facendo? No. Cosa hai fatto? No, no, no. Qui dietro leggo Massive Construction, non Destruction. Per costruire devi distruggere, cioè. Chiaramente per fare tutti i lavori ci sta aiutando il buon Maurone, che vi ho già spiegato nel video dell'anno scorso quando abbiamo rifatto il mulch, che ha aperto la sua azienda di costruzioni di salti e di trail per bici, Massive Construction. Appunto, se avete magari un terreno, volete costruire dei salti e non sapete come fare, perché magari non siete di questo mondo, contattate il Mauro, che vi trova di sicuro la soluzione migliore. Poi lui, avendo lavorato per tanti anni nei trail proprio di montagna, sa perfettamente come costruire anche trail con pendenze su montagne, non so come dire. Fate il suo contatto, la sua mail, per scrivergli in descrizione. Ma come mai stiamo rifacendo la linea grossa? Dovete sapere che era tantissimo tempo che volevo rifarla, perché quella linea, per quanto divertente fosse, non era per niente facile da trickare. Non che alle competizioni sia facile trickare, Quando stavamo iniziando a costruire il Monza Pizza Bike Park, c'erano arrivati in circa 2 settimane e mezzo di tempo circa 300 camion di terra. Vindo un quantitativo così imponente di terra in così poco tempo, avevamo dovuto fare tutto di fretta e furia. Non avevamo potuto prenderci i nostri tempi per distanziare gli atterraggi nella maniera più corretta possibile. Andava bene se riusciva a trickare, ma già al tempo non andava bene. Atterraggi decisamente troppo ripidi, oppure assolutamente senza pianetto, unito al fatto che nel tempo tutti gli atterraggi si sono schiacciati, si sono compattati. Quindi il problema è che ormai avevamo le rampe alte esattamente come gli atterraggi, cosa non bellissima di sensazione quando salti. E io quindi al tempo non mi andava bene lo stesso, mi ero rimesso a farla tutta a mano, con tanta calma e pazienza, tirando su terra con la pala. Tanta terra. Quindi se vi stavate chiedendo, ma cosa facevi prima di fare YouTube? Spalavo come un matto al bike park.
Ti fermi un attimo però, devo annunciare una cosa importantissima. Quest'anno ragazzi torna il Party Ride, il tour di eventi che organizziamo con CP Game per girare tutti assieme, farci una giornata di divertimento, di riding, gasamento totale e appunto party laps nei bike park italiani. 5 tappe ragazzi di Party Ride durante quest'estate. Qui nella locandina potete vedere tutte le date. In descrizione vi lascio tutti i riferimenti per guardare le info sui vari eventi. Scusate per l'interruzione. Il nostro primissimo obiettivo quindi è alzare tutti gli atterraggi di un bel po'. What the dog doing? Però abbiamo in mente una modifica molto grossa a questa linea, esattamente dove c'è il salto storto. Non è ancora certa come cosa, perché dobbiamo capire se ci arriva abbastanza terra, ma se ci arriva raga è veramente una figata, anche però decisamente costosa come lavorazione. Provate a iniziare a scrivermi nei commenti secondo voi quanto mi è costato rifare per adesso la linea grossa, e tra qualche minuto nel video vi dico tutto. Qui adesso purtroppo tutto lavoro di mano. I lavori procedono alla grandissima ragazzi, il landing dietro di me prende forma, però questo è già il secondo giorno. Infatti ieri purtroppo tra una cosa e l'altra, lavori, mica lavori, non è che sono riuscito più a filmare moltissimo, ma soprattutto c'è stato un piccolo inconveniente. Lo so che voi avete aperto il video perché volete sapere di questa cosa, però il video è sulla costruzione del bike park. Prima volevo far vedere aggiornamenti del park perché è la cosa che mi piace di più. Come vedete, atterraggio dello step down completamente finito e rastrellato. Ma soprattutto guardate quanto è immenso questo atterraggio ragazzi. Secondo me a voi non ve ne frega niente dei lavori del park, volete solo sapere come è successa sta roba. Praticamente ieri pomeriggio, oltre a essere qui a fare i lavori al park, avevo in programma anche uno shooting per un brand. Io dovevo solo trickare, e soprattutto quando fai questi shooting per cose che non c'entrano col mondo bici, sostanzialmente non è che ti chiedono di fare i trick della morte, basta che fai certe evoluzioni, quelle che ti vengono meglio. Abbiamo filmato tutto il pomeriggio senza nessun problema, stavamo facendo le ultime riprese e stavo facendo sul secondo panettone no foot can can. Non mi è mai successo, però purtroppo ho toccato dentro col piede la sella, bici quindi si è stortata di 90 gradi, e io sono rimasto appeso alla bici e poi sono caduto qui in mezzo. Mi sono rialzato subito, mi faceva un po' male il polso, però l'ho mosso, niente di che, anche perché questo polso qua l'avevo già operato tanti anni fa, avevo rotto lo scafoide e ho dentro una vite, tanto che dopo che sono caduto in realtà io ho ripreso la bici e ho rifatto il trick su questo panettone. Però intanto che facevo il trick e sono atterrato ho detto proprio, ho stretto i denti per farlo, perché ho detto cavolo, fa male, troppo male. Poi ho deciso che la cosa migliore era andare in ospedale a farsi un controllino. Dal dolore ero abbastanza convinto di aver fatto qualcosa dentro lì. Arriva lì la dottoressa e mi fa: non ci sono fratture. Fa, è un po' soltanto gonfio, tumefatto, però a quanto pare non ci sono fratture. Andiamo le dita incrociate, devo fare un'altra visita. Questo mio errore in questo trick è stato dato dal fatto che ho messo troppe cose in un giorno. Non posso fare così tante cose tutte assieme, devo cercare di dedicare il tempo necessario a ogni cosa. Ieri sono venuto qui alle 6 di mattina a filmare, poi abbiamo iniziato i lavori, lavoravo intanto filmavo, tutto senza mai fermarci. E appunto intanto che stavano lavorando è arrivato tutto il team. Troppe cose nella mia testa, e secondo me è stato proprio questo che mi ha fatto sbagliare, nel senso che un trick del genere non è possibile che io lo sbagli, è troppo semplice. Però raga, cioè è così la vita, si capiscono le cose solo vivendo. Non è rotto come vi ho spiegato di qua di là, però fa parecchio male. Adesso pensare di salire in bici ancora dico no. Se bisogna sì, tra un po', la risposta è sì. Ah ok, mi stavo per chiedere se bisognerebbe come si parla, scusa, bisognerebbe dire in inglese, dire in inglese, if you have to try the vedi bene, meglio. Te l'ho detto, poi è bello perché sembra che sai l'inglese. Esatto. Ci sono tante cose che sa questo. Sono già passate troppe ore da quando su questa roba, però ragazzi, e per lavorare è scomoda. L'unica cosa che posso fare è rastrellare, ragazzi. Dimmi com'è venuto, dimmi se ti piace. Figa, autostrada è adesso. Come mettere in bolla perfetta i landing. Chi riempie per prima la carriola non deve portarlo. 3, 2, 1, via. Vai! Oh,
Adesso qua stiamo abbozzando un po' le distanze tra i vari atterraggi, perché la cosa più importante quando si tricca è avere un po' di spazio tra i salti per prepararsi per il salto successivo. Ingegnere, tiri fuori il progetto. AutoCAD. AutoCAD a quadretti. Qua è il nuovo... È il nuovo MacBook Pro. È il nuovo... Allora, aspetta che vado a cercare i file. La cartella è quella giusta, se si... Sai quante ore di lavoro ci sono in quel fianco lì? Io so solo che non l'ho fatto io e quindi non me ne frega un cazzo. Esatto. No, il fianco è ancora intatto, eh. Buongiorno. È proprio di giuro. Che male, raga. A parte gli scherzi, fa veramente male al cuoricino vedere tanto lavoro di mano, tutto così. Peccato. Parlando di numeri, di soldi, ragazzi, adesso volevo darvi due o tre info su quello che abbiamo speso. Partiamo dalle rampe in ferro, direttamente quelle che abbiamo fatto fare chiaramente da un fabbro. Solo la realizzazione della rampa, del telaio in ferro verniciata, sono costate 6.277 euro. Tre rampe nuove, ragazzi. Solo il telaio. Poi appunto le rampe vanno anche pannellate con un bel legno di CarPlay multistrato, bello costoso. 6 pannellini di legno, 1.073 euro. Così, nel chill. Questo scavatorino, bello simpatico, bello grosso, abbiamo noleggiato per 11 giorni 3.984 euro. Ah, giusto, senza contare il gasolio, che più o meno siamo intorno, diciamo, ai 100 euro di gasolio al giorno, moltiplicati per 11, quindi altri almeno 1.000 euro di gasolio. Però diciamo che siamo a un totale di circa 12.335 euro. Per fortuna che per adesso abbiamo utilizzato solo la terra che avevamo in park. Però come vi ho detto, in realtà abbiamo un progettino per ampliarla e dobbiamo portare terra. Però ecco, per darvi l'idea di due numeri, per farvi capire che comunque sembra lavoretti del cavolo, terrina mossa di qua di là, ma in realtà di soldi ne vanno dentro tanti, sempre per ogni lavoro. Soprattutto più i lavori sono grossi, di movimentazione o di realizzazione di cose un po' grosse, più i soldi si spendono veramente come niente. Seconda giornata di lavori al park conclusa e si festeggia l'anima nera. Alla tua, Eros. La giornata, ragazzi, inizia chiaramente con un bel pieno. Qua nel frattempo il secondo atterraggio sta prendendo forma. Ieri l'alboreto con la sua bella Jeep ha battuto, ha iniziato a schiacciare questo atterraggio per renderlo duro. Invece noi abbiamo iniziato a pannellare questa rampa e l'obiettivo di oggi è provare questo primo pezzo, step down e salto, per vedere se le nostre idee funzionano o se dobbiamo rifare tutto. Abbiamo finito di pannellare la rampa, abbiamo messo anche una lamierina di raccordo, abbiamo bestemmiato tantissimo per mettere tutte queste belle viti, gigantesca e larghissima. Infatti a sto giro questa abbiamo deciso di farla 1,50 rispetto a quelle del mulch che sono 1,25. Qui abbiamo già sistemato il piano, è perfetto, durissimo, scorrevole. Purtroppo, come vedete, qui c'è una mano non funzionante e c'è un Mauro molto funzionante. Quindi adesso il Maurello aprirà tutti gli effetti, la nuova linea grossa del Monza Pizza Viper. Questa il gap e questo è Mauro, quindi casi sono due: o ti faccio compagnia, no, lo grosso partito. Dai giusto, è arrivato, secondo try. Il feeling del salto è una figata. Bene, Luchino è venuto qui, la prima cosa che ha detto: la voglio provare. Adesso abbiamo anche un feedback da uno leggerino come lui, che fa più fatica a prendere velocità. Però vediamo il suo feedback, che sono proprio curioso. Eccolo. In pennino. Feeling salto triccabile. Triccabile molto. Questo, vero? Sì, molto. Sì. Dopo il secondo giro, feedback bellissimo, mi piace un botto rispetto a proprio mi viene voglia di far trick. Ma non perché lo devo dire, perché è vero così. Raga, adesso vi faccio vedere una cosa che a me mi ha scioccato. Siete pronti?
Raga, autostrada, non c'è più niente in park. Tutta la terra che c'era qua è stata spostata dietro di me. Abbiamo coperto tutto perché danno acquetta nei prossimi giorni. Speriamo che non faccia troppi danni la pioggia, perché comunque quando muovi così tanta terra e soprattutto danno diluvio forte, si creerà una bella situazione di melma qua attorno, ragazzi. Sono venuto a controllare perché sono curioso di vedere quanto sono crollati. Ha diluviato un bel po'. Guardate qua. Una sera di pioggia, diciamo più un pomeriggio, e guardate già come si è crepato il fianco di questo salto. Il piano qui ha retto molto bene e ne ho approfittato perché quando saltavano l'altro giorno per provare la rampa ho notato che qui fletteva un pochino, e appunto con chi l'ha provata siamo rimasti d'accordo che è meglio mettere un rinforzo, un travetto che va da qui a qui. Adesso sto aspettando il papà del cestino, che è Fabbro, e ci farà questo lavoretto. Lavoro finito, abbiamo aggiunto una e due dall'altra parte di rinforzo. Nei prossimi giorni le vernicerò in modo tale che non arrugginiscano. Io direi che questo video è già durato abbastanza per tutti i lavori che abbiamo fatto. Più caduta. Purtroppo non c'è stato tantissimo riding, soprattutto non riding da parte mia. Però vi posso dire che in questi tre giorni che sono passati dalla caduta il polso è migliorato tantissimo e sono molto confidente di tornare molto presto in bici. Lasciate un likeino di supporto sempre e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E ragazzi, ci vediamo al prossimo video al Monza Pizza, dove finalmente gireremo un bel po' su questa linea grossa e continueremo i lavori.